Ciao a tutti, sono Massimo Verini e in questo video vi voglio parlare della chitarra che ho in braccio, la Aire Stealth Matte Black di Eco Guitars. Chi mi segue in realtà vede una chitarra molto simile a questa tra le mie mani da un bel po' di tempo, precisamente dal 2019. Una breve storia: nel 2019 per il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci mi è stato chiesto di avere una chitarra nera sul palco. Io però mi trovavo bene, avevo già fatto tutti i miei suoni con la mia Aire Relic. E quindi che cosa succede? Che i backliner, che sono quelle persone preziosissime che aiutano i musicisti a fare i concerti nel miglior modo possibile, hanno wrappato, ci hanno messo una pellicola sulla mia chitarra. Nello specifico Fabio Sacchetti, Sacco e Carlo Barbero hanno wrappato la mia chitarra e così avevo una chitarra che il corpo era sostanzialmente questo. Dopodiché ho pensato di farne una chitarra e ho avuto una chitarra di mezzo, un altro prototipo che invece aveva il corpo matte ma il manico naturale e il ponte metallico, fino ad arrivare piano piano alle varie modifiche, arrivare a questa chitarra che ora vi spiego. Allora, Aire Stealth Matte Black è un mix tra la Aire Relic e la Aire Standard. Perché? Ora ve lo spiego. I legni sono quelli della Aire Relic, quindi diciamo Swamp Ash e acero americano, ma non è esattamente Swamp Ash, noi lo chiamiamo così. Perché le caratteristiche sonore di questo legno, che si chiama Paulonia, sono veramente molto simili a Swamp Ash, ma per essere precisi si chiama Paulonia, un legno molto, molto leggero, simile allo Swamp Ash, anche come caratteristiche sonore. Invece il manico è in acero americano, esattamente come la Aire Relic. Invece in questa zona andiamo sulla Aire Standard, Aire STD, e cioè gli Eco Rockbackers e questo ponte Wilkinson. Ha impiegato molti mesi ad arrivare questo ponte. Perché? Perché Wilkinson lo faceva soltanto cromato. Io ho chiesto non solo che fosse nero, ma che fosse anche nero satinato, e quindi eccolo arrivato qui. Quindi noi abbiamo tre Rockbacker e il ponte Wilkinson. Questo è possibile splittarlo, adesso ve lo farò sentire. La tastiera è in un polimero e quindi è una resina a base di legno che utilizziamo sulle nostre chitarre elettriche. Le meccaniche sono quelle chiuse, ovviamente anche loro sono nere, e la giunzione non ha la placchetta metallica ma soltanto queste boccole, e questa sostanzialmente è un'Aire, quindi non c'è niente di nuovo per chi conosce già l'Aire. Quindi ora vi faccio sentire un pochino le possibilità sonore prima di farvele sentire con questo microfono chiuso, in modo da avere tutto quanto molto più a fuoco. Allora, bel sol maggiore, humbucker al ponte, lo splitto, seconda posizione, questi due pick up, humbucker, ok, così si svuotano proprio le medie, soltanto questo centrale, che ovviamente ha il suo tono, centrale e manico, anch'esso col tono, quindi così chiudo tutti e due, soltanto il manico, ok? Ecco ora un po' di esempi. Thank you.
Prima di salutarvi vi ricordo che il NAT è 42 mm e la scala è 650 mm, quindi una scala lunga. I tasti sono dei mini jumbo e lo switch utilizzato per splittare l'humbucker non è un push pull, ma è un push push, che è molto più comodo perché quando si suona e magari si hanno le mani sudate, si spera per il fumo, per tutta l'allegria che si è sviluppata sul palco, ecco che non scivola, ma basta spingerlo due volte. Questa è una cosa molto importante. Alla prossima!